Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buongiorno e buonasera, signore e signori, eccoci qui, mi raccomando, mettete like su 1-2-3 stream, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, Allora di Amadeus, il Salotto della Morghi e Quelli che Eroi. Con noi oggi, per parlare della canzone, della sua ultima canzone, L'amore non lascia i lividi, abbiamo Chiara De Lorenzo, eccola qua. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Senti, Chiara, prima domanda. Nella sigla hai visto un treno. Tu sei un artista. Di solito gli artisti quando vanno in treno, beh, si ispirano. A te capita? Sì, certo. Allora, il treno diciamo che dà molta ispirazione, perché sai, sei lì nei tuoi pensieri, stai viaggiando. E sì, mi ha dato molta ispirazione nei testi che ho fatto. Da proprio ispirazione, senso Senti, di sentimento. sì. Ci dici, noi che siamo curiosi, chi sei artisticamente, chi sei come persona e chi sei artisticamente parlando, Chiara? Allora, io mi chiamo Chiara De Lorenzo, ho 21 anni e vengo da Genova e sono una cantautrice. Proprio all'inizio del lockdown ho iniziato a scrivere i miei brani. È partito tutto da lì, dal lockdown. Dal lockdown. Da che Sì. Pegli, Genova, da che zona di Genova vieni? Vedi, sono di Genova Pegli. io sto dalla parte opposta. E beh, questa è una sorpresa. Senti, e quindi hai iniziato col lockdown. Sì, è iniziato proprio lì dal lockdown, è partito tutto, è partita la mia ispirazione. Io ero rinchiusa in casa, come ovviamente tutte le persone, dato che era un periodo molto difficile per tutti, e proprio ho avuto questa mia ispirazione e ho scritto il mio primo inedito. Senti, a me ha colpito molto un verso della tua canzone, anzi due versi perché è una coppia di versi. Ti meritavi solo affetto, non un coltello nel petto. Beh, è una frase Spiegacelo. molto, molto delicata, molto, molto importante. Beh, allora, una donna va sempre protetta, va sempre accarezzata, amata e non merita assolutamente una violenza da parte di un uomo. Bisogna sempre avere protezione per la propria donna. Diciamo che è una frase molto che mi colpisce perché al giorno d'oggi ancora purtroppo si sente parlare di violenza. Mi sento parlare di tutte cose, molte donne vengono umiliate, picchiate, uccise. Questo non dovrebbe mai accadere. È una Beh, cosa proprio Chiara. bruttissima. Beh, Chiara, praticamente ogni 3 giorni c'è un femminicidio in Italia. Certo, purtroppo è così, se ne sente parlare spesso e è proprio brutto. Infatti, sentire queste cose proprio mi mette molta tristezza. Molto brutto. Come nascono le tue canzoni? Allora, le mie canzoni nascono da ispirazione. Allora, ho scritto il mio primo inedito dedicato al mio primo amore. È partito tutto appunto dalla mia esperienza che ho vissuto e anche le altre canzoni, proprio io quando ho ispirazione scrivo. Mi piace molto cantare con il cuore e esprimere tutte le mie emozioni. E questa per intenderci, hai scritto prima il testo o la musica No, io ho di scritto prima amore? il testo. Sì, allora prima ho pensato al testo e poi ho pensato alla melodia e il mio arrangiatore ha arrangiato questo mio brano.
E Sono tutte mie ispirazioni. quanto sono importanti i testi nello scrivere le tue canzoni? Beh, è molto importante perché il bello è proprio quando c'è questa ispirazione. È bello proprio raccontare la musica con il cuore, è bello proprio sentire tutte le emozioni. Quindi per me è molto importante. Alcuni sostengono che i testi delle canzoni possano essere anche delle poesie. E sei d'accordo con questa affermazione? Beh, sì, perché nei testi si creano proprio delle metafore e quindi sì, certo, sono d'accordo con questa cosa. Sì, è come una poesia, però ovviamente è tutto diverso perché c'è anche un arrangiamento dietro ad ogni canzone e quindi è tutto diverso, poi c'è la melodia, ci sono varie cose diverse, ecco. Però sì, ci sono metafore e anche rime che si creano in ogni canzone e quindi certo è simile ad una poesia. Sono anche tutte sensazioni, emozioni che si sentono proprio, che partono da se stessi e quindi certo, come una poesia. Senti, chi sono i tuoi riferimenti tra gli autori vivi o defunti? Allora, io A chi ti sì. Io ispiri? mi ispiro molto ad Elisa perché è un genere che mi piace molto, proprio melodico, mi ispiro molto a lei. Poi cantanti anche più passati, Mina mi piace molto, Mina Beh, come chi è che non cantante. piace Mina, però? Sì. Nina ha 84 anni e è sempre al numero uno, Certo. eh. Senti, chi sono i tuoi collaboratori? Allora, io sono seguita dalla Tilt Music Production, ringrazio molto Ciro, che appunto mi segue. Poi io arrangio tutti i miei pezzi da un arrangiatore che si chiama Daniele Torrassa, che proprio crea tutta la melodia, progetta appunto tutte le mie canzoni. Senti, e in futuro hai dei progetti tipo un album o andare dal vivo? Allora, i miei progetti sono che ovviamente parteciperò a molti eventi, a breve parteciperò ad un concorso a Torino e poi parteciperò anche ad un progetto teatrale proprio come cantautrice. Quindi questi sono i miei progetti, poi un progetto anche ovviamente altri brani che farò. Sì, e poi quando ci sarà tutto il materiale, l'album, immagino. Sì. Sì, ora con questo, perché è il mio quarto inedito, questo mio singolo dà proprio il titolo al mio primo EP Al di tuo questo primo mio EP. quarto pezzo. Quindi ancora non ho un album, però Beh, un EP ovviamente ce l'hai. continuerò a scrivere. Bene, bene. Senti, noi ti ringraziamo, sei Grazie stata gentilissima. a te. Grazie a E che te. dire, e che dire. Alla prossima occasione. Certo, grazie, grazie Sigla. mille. Ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.